dobbiamo difendere anche colleghi che in questa emergenza sono a contatto diretto con in prima linea in sostanza in questa emergenza coronavirus. Pertanto abbiamo chiesto al prefetto che si organizzi in modo tale da allestire spazi e strutture da destinare agli infermieri e a tutto il personale sanitario impiegato in setting ospedalieri particolarmente rischiosi, al fine di evitare comunque l'aumento di questo contagio anche a casa, quindi non bisogna portare il virus a casa. Il rischio dunque è quello di espandere il virus. Per questo motivo il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche ha deciso di prendere carta e penna per scrivere al prefetto di Arezzo Anna Palombi chiedendo un suo intervento. Ho chiesto la stessa medesima azione anche alla Regione Toscana. La promessa è quello che si impegneranno nel individuare strutture anche alberghiere che possano ospitare queste persone. Aspetto però la conferma ufficiale della regione. Il rischio è di avere delle sintomatologie sospette e di scoprirlo troppo tardi per poi trasmetterlo alla famiglia. Quindi bisogna tutelare questi operatori, soprattutto bisogna tutelare tutti gli operatori che in questo momento anche stanno lavorando con carenza di mascherine FFP2 e FFP3. Tante mascherine modello Toscana e tante mascherine modello chirurgico saranno arrivando nei prossimi giorni nei vari presidi ospedalieri, ma quelli che mancano sono le mascherine che ad oggi sono carenti. Pertanto noi come Ordine della Toscana e come Ordine di Arezzo stiamo impegnandoci anche a trovare dei fornitori per poterne acquistare un po' in proprio. Dopo i casi dell'ospedale della Gruccia, 7 sanitari in quel caso contagiati, un altro medico è risultato positivo al Covid-19 nell'Aretino. Si tratta del dottor Massimo Mandò, dirigente del 118 dell'ASL Toscana Sud-Est e residente nel comune di Castelfranco Piandiscò. Mandò è in buone condizioni di salute e sta lavorando dalla sua abitazione in isolamento. Ci sono tanti sanitari che si stanno ammalando e questo dobbiamo evitarlo in tutti i modi. Chiedo anche e faccio un appello alla cittadinanza affinché si possano trovare e reperire dispositivi di protezione per aiutare queste persone.